Hola a todos amigos e benvenuti in questo nuovo video. Oh, mi impapino meno che a dirlo in italiano. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui con Sniper Elite 3. Finiamo sto minchia di gioco, ma ce ne vorrà ancora un bel po'. Mettiamoci d'impegno. Basta, non parlo più. Vedete che non parlo più? La smetto. La smetto. Allora, abbiamo fatto saltare per aria un carro che non c'è più. Ora dobbiamo eliminare. No. Ah, dobbiamo comunque eliminarli, Nebel Belfast. Ah no, sconfiggi i difensori del tempio. Ok, sconfiggiamo i difensori del tempio. Da qua non si vede una ciolla. Ok, andiamo giù. Il disagio sta prendendo queste terre. Oh, porca puttana. Stai giù. Che cazzo? Dicevo, com'è possibile che c'è uno qua? Prendiamo la pistola silenziata. Occhio, raga. Allora, in Ever Warfare me ne frega un cazzo. Tanto ormai qua ci stanno vedendo parecchio. E facciamolo saltare, sto Ever Warfare. Ping. Boom. Nebel Warfare andati. Warfare. Nebel Warfare. Aerati sto cazzo. Credo ci sia uno dietro la roccia. Science. A me non me lo dici. Muoviamoci vicino al carro distrutto. Ragazzi, l'altra volta abbiamo fatto pagare cara quei bastardi l'uccisione del nostro compagno. Porca puttana, che mi son cagato quando l'ho vista. Boom. Porca puttana, cos'era? Cos'è? Aia, aspettate. Ora possiamo picchiarci. Granata. Beccati questa, bastardo. Ah, ma era... c'era il timelapse attivo, non me ne ero accorto. Continuo a muovermi. Siamo nelle canne, comunque. Noi stiamo facendo i furbi, ma... io proseguo. Non ci ha visto. Cioè, sa che esistiamo e ci vuole morti, però. Almeno abbiamo effettuato lo spostamento. Pensano ancora che io sia là. E questa è un'ottima cosa. Ah, ecco, devono essere arrivati altri tizi. Continuo a muovermi, ragazzi. Chi è che sta sparando? Sentite questi spari, sembrano spari di un cecchino. Ok, via libera. Per così dire. Qui c'è una scala, ma non abbiamo rumori. Qui c'è un camion. Lì c'è pieno di gente. Esplosivi. Ce n'è un quarto. Gente c'è. Allora ragazzi, ce n'è un quinto e ce n'è un sesto. Preso. No, non vediamo un cazzo. Come cazzo, porca puttana. Stai sotto perché...
Vorrei farla stealth sta parte. Ma io la vedo brutta. C'era il rumore. Ottimo. Ottimo lavoro. Non se ne è neanche accorto nessuno, tra l'altro, ora quello sono accorto. Oh, 5. Ce n'era un sesto. E l'ho perso. E ora se ne accorge anche l'altro, se ne accorge anche quello. Vediamo se riusciamo a fare una doppia. Ah, grazie. No, non riusciamo a fare una doppia. Nasconditi. Nasconditi. Ah, ok, i tuoi testicoli, ragazzo. Sono sotto mira. Provo a prendergli i testicoli, se riesco. Cazzo, arriva. Ok, così li vedo meglio. E dai. Arriva. E cazzo. Fanculo. Cazzo me ne frega. Boom. Giù un altro. Giù un altro. E dai che te li stacco i testicoli. Minchia, ragazzi, ho fatto un macello. Ho fatto un macello. Mi ricordo che rideva così. Sta tornando quello là. E non va bene. Però ti accorgi dei 1000 cadaveri. E non sei da solo? Perché non te ne vai, bravo, da un'altra parte? Mamma mia che macello che vi ho combinato, ragazzi. Giù un altro. Pronti che ne arriva un altro. Ah, che sfiga. Così non va. E vai! Oh. 100 colpi. Elimina le guardie del tempio. Ok.
Poi? Credo che li ho eliminati tutti. Forse dobbiamo calmarci. Dobbiamo calmarci noi. Allora, visiamo. Si sta avvicinando quello là? Non riesco a capirlo. Oh, credo che bisognasse fare così. Munizioni, cortesemente, grazie. Non c'è più niente. Ho 4 colpi di Warrod. Forse quella là è ancora l'ultima guardia del tempo. Del tempo. È l'ultimo difensore del tempio. E dammi ste cazzo. Le munizioni da Warrod. Senti, ora ti traforo come il Monte Bianco. Cos'è quella a fare lì? Ah, la mina di inciampo. Ovviamente ragazzi, cioè, sto facendo l'anti di questo gioco. Ok, leviamocelo dalle palle. Si è rotto dall'altro lato, d'entrata no. Oh, vedete? Ora tipo assedio. Una bobina. Recupera il corpo di Brown. Aspetta. Ein kraftvolle Waffe von den Alliierten gefürchtet. Mit noch wehrhafter Panzerung und noch besserer Bewaffnung wäre er unaufhaltsam. Das ist die neueste Wunderwaffe. Die Ratte P1000. Gepanzert mit 23 cm gehärtetem Stahl. Das Hauptgeschütz ist das modifizierte Geschütz eines schweren Kreuzfahrtschiffes. Ja. Dazu kommen 4 Nebengeschütze mit Panzerabwehr und Mauser-Maschinenkanonen. Mit einem solchen Bataillon würden wir die Alliierten in Nordafrika und anschließend in Europa. Die Katze sind groß. 1000 Tonnen unaufhaltsamen deutschen Stahls für das tausendjährige Reich. Sembrava un remix. Ottimo, muoviamoci. Cos'è che dobbiamo fare? Andarcene, eh? Recupera il corpo. Ah, dobbiamo andare da Bravo. Mentre schittisco, ragazzi, non è che avessimo fatto grande amicizia. Ah, boh. No, boh, un cazzo, cecchini. Uno non so dove sia, ragazzi. L'ho visto andare. Boom. L'altro. Doppia. Dai che la faccio la doppia. Dai che la faccio. Boom. Era passato uno. E dai che arriviamo al secondo. Non ci credo. Prendevo la granata e ero epico. Ero Laika Pro. Dov'è quell'altro cecchino? Dov'è quell'altro cecchino di merda? Piano. Cazzo, com'eri mimetizzato, fratello, ma t'ho sgamato! C'è qualcuno che mi ha visto? È una roccia? Ma non è una roccia. È una roccia! Minchia, un mongoloide. Ma l'ho visto muoversi. Ora ci riguardo. Infatti non fa segnali. No, no, è una roccia, ragazzi. Minchia, mi sembrava un po' troppo.
mimetizzato. Troppi momenti, addirittura contro luce, secondo me riflesso essendo più chiaro si vedrebbe ancora meglio. Io mi muoverei di qua, però abbiamo fatto due tiri completamente a vuoto. Boom. Dai. Ragazzi, questa missione però è lunga. Abbiamo fatto 44 minuti di video prima. Che cazzo è che mi ha visto? Il cecchino. Sicuro, perché non possono avermi visto qua. Vai, vai, vai. Sei di nuovo là in cima, bastardo. Sembrava di aver risolto questo tipo di discorso. Lo risolviamo subito. Ok. Ciao Roccia. Scusate il bug, ragazzi. Scusate un po'. Sì, il bug. Scusate un po' di lag, ma è così. Non posso, credo, farci niente. Devo solo migliorare il mio computer. E ci vuole del tempo e dei soldi soprattutto. Ci ritorna anche sto qua. Boom. Ragazzi, questa missione è proprio totale. Sfascio. Quello lì mi sembrava un cecchino. Non lo vedo, ragazzi. Dove ha tirato? Ok. Ok. C'avevo tutti i nemici intorno e non ho il tempo di fare la tomba. Brower. No, Bauer. Grazie per il tuo molto fievole aiuto, ma vabbè, ci accontentiamo volentieri. Però era simpatico, dai. Avrebbero potuto farlo durare un po' di più. Già ci sono rimasto male così, figuratevi se ci facevamo anche magari amicizia. Ci saltava per aria. Ok. Va bene, abbiamo distrutto i Nebel Warfare. Così la missione di Valen in Africa consiste nello sviluppo del supercarro armato Ratte. È difficile immaginarne l'impatto distruttivo qualora venisse utilizzato. Ma l'inerzia della guerra sta cambiando. Ma un affare del genere. Hanno ripreso Tobruk e tagliato i rifornimenti di Valen. Ha urgenza di terminare il Ratte prima che Hitler lo abbandoni. Questa sua urgenza, unita al lavoro dei nostri servizi segreti, ci ha aiutato a individuare l'impianto di costruzione. Qui in Africa? Questa è l'ultima fermata. Con l'aiuto dell'LRDG devo mettere fuori uso il campo d'aviazione e le linee di rifornimento di Valen. Mi avvicinerò da ovest e mi piazzerò vicino all'ingresso sud. Quando l'LRDG inizierà l'attacco, offrirò fuoco di copertura. E quando arriveranno, si scatenerà l'inferno. Converrebbe neutralizzare la torre delle comunicazioni per limitare i rinforzi. In ogni caso, ci sarà un po' di confusione. C'è un cecchino sul lato destro, sbaglio? O quella era una postazione di cecchinaggio? Allora, ragazzi, interrompiamo il video qui, dai. Spero vi sia piaciuto. Facciamo prima un'ultima cosa, come al solito. Facciamo già l'armamentario a sto giro. Tomba Zone. Ah, tu dici, portati avanti. Si sta parlando di un attacco, quindi di un totale casino dovrebbe essere, però no ragazzi, il Panzerschreck preferisco trovarlo sul campo.
sinceramente non è che sia così, come si dice, oddio, non mi viene il termine, sia così importante comunque averlo sotto mano già dall'inizio. Spero vi sia piaciuto il video, mettete mi piace, condividete, fate quello che volete, ve lo dico sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!